Onorevole, è appena arrivata a Bolzano dove oggi presenterà una proposta di Fratelli d'Italia. Ci illustri appunto la proposta che parte da qua per poi espandersi su tutto il territorio nazionale. Beh, l'anteprima di una proposta che noi formalizziamo per il prossimo martedì 17 marzo, perché da tanti anni ci battiamo perché il 17 marzo possa essere riconosciuto come festa nazionale dell'Unità d'Italia, è una data per noi unificante e perché questo non accade più. L'abbiamo celebrata un anno solamente in occasione del 150° anniversario e poi ci siamo detti che costava troppo, ma il punto è che nessuna nazione al mondo rifiuta di celebrare le ragioni che la tengono insieme perché questo costa troppo, perché noi come nazione facciamo i sacrifici che facciamo perché qualcuno prima di noi ha fatto quei sacrifici e vale la pena ogni anno di ricordarlo. Allora, poiché eravamo a Bolzano, abbiamo scelto oggi un'anteprima di questa proposta di legge per chiedere che venga ogni anno ricordato il 17 marzo festa nazionale, per la quale noi faremo una petizione in tutta Italia da mandare alla Presidente della Camera per chiederle che venga calendarizzata immediatamente la proposta. Eravamo qui a Bolzano dove c'è un monumento dedicato alla vittoria e quindi alla Prima Guerra Mondiale, che è, diciamo, considerato l'atto definitivo dell'unificazione d'Italia, e abbiamo pensato, portando una corona di fiori al monumento della vittoria, di presentare qui questa proposta. È simbolico anche perché qui siamo in Alto Adige, dove ci sono sempre, no, le difficoltà tra la comunità di lingua italiana e la comunità di lingua tedesca, e anche qui bisogna ricordare, proprio in una terra come questa, insomma, la nostra identità, alla fine la nostra storia, le nostre radici di italiani, e quello che può esaltare, diciamo, quello che ci unisce rispetto a quello che ci divide. E la sua presenza oltretutto qui a Bolzano da, diciamo, il là alla campagna elettorale, qual è il vostro programma per la campagna elettorale qui a Bolzano? Ma guardi, ovviamente noi siamo molto attenti a quello che può essere appunto la difesa della nostra, la difesa dell'identità. Noi abbiamo in questi anni lavorato sul tema dell'autonomia, però anche cercando di riconoscere l'identità italiana di questi territori. Vede, io mi sono battuta in Parlamento perché considero per esempio uno sfregio inutile quella proposta che fu fatta dalla provincia per la modifica dei toponimi di lingua italiana e la loro sostituzione con dei toponimi di lingua tedesca, perché indipendentemente da quale sia la lingua che parla la maggioranza, in queste terre c'è una storia, c'è un'identità che bisogna mantenere, e mortificarla significa di fatto non riconoscere anche che lo Stato italiano ha concesso alla minoranza linguistica tedesca in terra italiana una serie di prerogative proprio perché non voleva mortificarla. Ma se poi quella che in Italia è una minoranza, dove è maggioranza, mortifica la minoranza, qualcosa non funziona. Allora la prima priorità di Fratelli d'Italia è cercare appunto di mantenere anche nell'ambito di quello che è un territorio di autonomia l'identità italiana, la tutela anche per la comunità di lingua italiana, perché poi, insomma, anche nell'ambito dell'autonomia, le quote linguistiche, le minoranze, insomma, a me non sfugge che non ci siano mai per la comunità di lingua italiana incarichi di alto livello nell'amministrazione pubblica, insomma. Credo che bisogna lavorare per evitare che poi ci siano in queste terre delle discriminazioni, e quello è il primo punto sempre di ogni nostro programma qui in Alto Adige. E alleanze ne state valutando? Se sì, con chi? Beh, le valutiamo con tutti quelli che ci possono consentire di centrare questi obiettivi, che ci possono consentire di provare a vincere. Insomma, guardi, la cifra dei Fratelli d'Italia non è mai la sopravvivenza, non ci interessa sopravvivere, non ci interessa fare testimonianza, non ci interessa fare politica così per dare un posto in cui qualcuno possa accomodarsi, ci interessa portare avanti delle idee, quindi mettiamo la testa, insomma, sulle amministrative a partire da, cioè io le metto, insomma, a partire proprio da queste ore. Dopo questa manifestazione farò una riunione con i dirigenti nostri di Fratelli d'Italia per ascoltare molto anche dal territorio quali sono le istanze, le pulsioni che arrivano, perché non arrivo io da Roma, insomma, a decidere che cosa bisogna fare, ma l'indicazione che do sempre è bisogna lavorare per vincere, e quindi tutti quelli con i quali noi possiamo condividere degli obiettivi, fossero anche pochi obiettivi determinati ma utili per i cittadini, noi ci alleiamo e portiamo a casa dei risultati. Ecco, parlando proprio delle istanze dei cittadini, è molto sentita qui la questione e sicurezza legata poi all'immigrazione, in quanto noi terra di confine, quindi insomma ciò che sta succedendo qui è risaputo. In questo senso voi come siete orientati? Beh, da questo punto di vista noi pensiamo che l'Italia abbia finora sbagliato completamente le proprie politiche migratorie. Noi non ci stiamo rendendo conto del fatto
che il non governo dei flussi migratori alla fine produce banalmente degrado e insicurezza per tutti, anche in magari terre che possono essere, diciamo, meno esposte o che possono essere comunque più attrezzate per affrontare la crisi economica. Quando poi le risorse mancano, manca il lavoro, e quando manca il lavoro manca per gli italiani e manca per tutti. Quando io ho tentato di dire, guardate, bisogna bloccare i flussi migratori fino a quando la disoccupazione italiana non scende sotto la media del 7%, ci hanno risposto che eravamo razzisti, ma vede, il punto è che se il lavoro non c'è per nessuno. E non è vero che gli immigrati fanno dei lavori che gli italiani non vogliono fare. Gli italiani non li vogliono fare alle condizioni a cui gli immigrati li fanno. Che significa che il grande capitale usa gli immigrati per rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori. E questo neanche si può fare. Quindi noi vogliamo una politica di, adesso, governo dei flussi migratori molto rigidi, semplicemente perché non abbiamo gli strumenti per occuparci di tutto il globo terraqueo. E le dico di più, non mi si venga a dire che operazioni come quelle di Mare Nostrum, per esempio, sono operazioni di solidarietà, perché in Africa ci sono potenzialmente 200 milioni di persone che ogni giorno rischiano di morire e che vivono in nazioni dove c'è la guerra. Ci sono 25 nazioni in guerra in Africa, e noi non possiamo far finta che ci interessano solo quelli che, siccome riescono a mettere da parte due spicci per arricchire gli scafisti, arrivano sulle nostre coste e tutti gli altri non ci frega niente. Neanche quella è solidarietà. Ci dovrebbero interessare anche quelli che muoiono sgozzati dall'ISIS, quelli che muoiono tentando di attraversare il deserto del Sahara, quelli che noi non vedremo mai. E quindi pensiamo che la solidarietà sia un'altra cosa, sia cooperazione internazionale allo sviluppo, eccetera. E poi c'è il tema dell'Europa, che conosciamo bene, perché in tutto questo quello che noi facciamo in questo momento a livello di rapporto con l'immigrazione non ha pari nelle altre nazioni europee, che invece sono rigidissime. La Germania, per dirne una, che è la nazione alla quale noi guardiamo sempre come fosse un faro nell'oscurità, e la Germania ha appena fatto una legge nella quale, in forza della quale tu vieni espulso dalla Germania anche se sei un cittadino comunitario dopo 6 mesi che non hai un lavoro. Cioè un italiano dopo 6 mesi che non lavora viene espulso dalla Germania. Allora capite che è un po' difficile se noi invece diciamo no, qui possono stare tutti, perché dice sai c'è la guerra, ho capito, ma è come se si fosse preteso durante la seconda guerra mondiale di stipare tutti i popoli europei in Svizzera. Ecco, non si può fare, cioè potrebbe essere un'idea, ma temo che non funzionerà. Grazie mille onorevole e buona visita a Bolzano. Grazie, buon lavoro.